Lei mi piace molto, signore. Ma non vorrei che proprio per causa mia si compromettesse. Se fosse per me, io sono un uomo e diverso. E poi vede, lei mi piace troppo e non vorrei farle del male. Nessuno mi ha mai parlato così. Vuol dire che nessuno si è mai preoccupato di lei. Vede, Angiolina, lei è troppo ingenua, davvero. Io vorrei poterle dare un poco della mia esperienza. Lei non sa come sono veramente, che egoista sono e quanta gente ho fatto soffrire. Ma con lei non voglio essere. Non lo sarò. Adesso deve dirmi tutto di sé, vuole? Veramente ho poco da raccontare, sa. Sto sempre in casa perché anche se siamo poveri non ho bisogno di lavorare. Ma lei è abbastanza libera, mi pare. Beh, sì. Ma in che senso? Voglio dire che i suoi genitori non stanno sempre lì, sempre attenti. Lei immagino può uscire quando vuole, no? Sa, quando non c'è da fare in casa. Fortunatamente c'è mia madre e mia sorella piccola. Siamo tre donne e un uomo. Chissà se gli sarei simpatico. A chi? A suo padre. Perché dovrebbe essergli antipatico? Spero di no. Perché, vede, è molto difficile per me comunicare con gli altri. Io, per esempio, pensi, non ho amici. All'ufficio dove lavoro, un vero terreno di comprensione tra me e i miei compagni di lavoro non esiste. Non c'è niente di cui possiamo parlare. Ed è così con tutti, tranne due persone. Mia sorella e un mio amico scultore. E di lui non sono neanche troppo sicuro. Perciò faccio il mio lavoro e me ne vado. Sto meglio a casa con le mie idee e i miei libri. Di tanto in tanto butto giù una frase che mi servirà al momento di mettermi a scrivere seriamente. Allora quando ci rivediamo? Per me anche domani. Domani? Bene. E allo stesso posto? Va bene, sì. Alla stessa ora. Chissà se questo incontro ci porterà fortuna. Chissà. Ciao. Quasi 40 anni mi ritrovavo nell'anima il desiderio insoddisfatto di piaceri ed amore e già l'amarezza di non averne goduto in tempo. Questo incontro mi prometteva un'avventura facile e breve, di quelle che avevo sentito descrivere tanto spesso e a me non erano mai toccate. Un'avventura facile e breve, proprio come la volevo, perché sapevo di essere debole e avevo nel cervello una grande paura di me stessa. Emilio. Ciao. Cos'è successo? Sono quasi le 10. Ho incontrato una ragazza. Come? Ho incontrato una ragazza. E chi è? Ah, tanto non la conosci. Si chiama Angiolina.
L'ho incontrata per caso. Stai attento, Emilio. Bada di non fare sciocchezze, per carità. Andiamo, Amalia, non posso nemmeno fare la corte a una ragazza. Non ho mica più 18 anni. È una bella ragazza e mi piace, ecco tutto. Abbiamo passeggiato quasi un'ora e non ce ne siamo nemmeno accorti. E com'è? È bella? Ah, è bella. Molto bella, è fine, leggera. È una ragazza del popolo, ma senza pesantezze, senza volgarità. Con un'allegria spontanea, sana. Guarda, dovrebbe essere soltanto un poco più astuta. Invece è una bambina. Con un desiderio, una voglia di vivere. Ed è onesta? Sì, molto onesta. Troppo. E la compiango. Allora la rivedrai. Certo, certo. Cioè, veramente non lo so. Le ho chiesto un appuntamento e lei ha detto subito di sì. Ma non credo, sai, che ci verrà. Perché dovrebbe? Le ho parlato talmente chiaro. Le ho detto che da me non deve aspettarsi niente, assolutamente niente. Credo che non proverò neppure ad andarci. Amalia, dovrei uscire. Scusami se ho fatto tardi. Ma che fai? Non mangi? Sei appena arrivato. Non ho fame, davvero. Mangia almeno qualche cosa. Ma non ho fame, te l'ho detto. E poi dovrei vedere Balli. Forse a quest'ora riesco ancora a trovarlo. Ciao. Emilio. Stefano! Stefano! Emilio, che fai? Vieni giù al caffè? No, mi dispiace, ho un appuntamento. Perché hai tardato tanto? Temevo che tu non venissi. Scusami. Che meraviglia. I tuoi capelli, i tuoi occhi. Che belli. Non sto niente bene. Ho un male a un dente, se sapessi. Tutto ieri e anche stanotte. Guarda. Ah, se io avessi un po' di coraggio, dovrei prenderti tra le braccia. Non lasciarti più. Per sempre? No. Voglio dire che non mi conosci. Tu devi sapere con chi hai a che fare. Io non sono soltanto povero di denaro, sono anche povero di coraggio. Per questo non mi sono sposato. La povertà in due mi ha fatto sempre paura. Ah, no, io no. Se volessi davvero bene a qualcuno, sarei contenta di stargli vicino. Anche senza soldi. La miseria in due è una cosa orribile. Credimi, io mi conosco. Non saprei più nemmeno amare. Povera Angiolina, in che mani sei caduta? Non sono proprio adatto a te. Per te sarebbe meglio un tipo molto più sicuro. Ne conosco tanti come Carlini, per esempio, o Bardi o Nelli. Gente positiva, reale, non dei matti come me. Ma cosa credi? Secondo te uno o l'altro? Ma senti che discorsi. No, no, non volevo dire questo, anzi, io volevo dire Ti sbagli, sai, ti sbagli, ma seriamente. Se credi che basti che un uomo mi corra dietro,
Ma io a uno come il Bardi non gli permetto neanche di toccarmi la mano. Pazienza Carlini, mai il Bardi. Ah no, guardi, se lei pensa così di me è meglio che me ne vada. Mi lasci andare. No, Angiolina, non hai capito, non hai capito. Io dicevo che sei troppo onesta, troppo disinteressata. Volevo dire che non ti merito. Angiolina, cara, che confusione ti ho messo in questa testolina con i miei discorsi. Cara, je t'aime beaucoup. Come parli? È francese, ripetilo anche tu. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. No, no. Je t'aime beaucoup. Dillo. Je t'aime beaucoup. Bravo. Cosa vuol dire? Vuol dire ti amo tanto. Dillo. Su, dillo, avanti. No, no. Su, je t'aime beaucoup. No. Avanti. Ti prego, dillo, su, dillo. Ti prego, dillo. No! Dillo. Je t'aime beaucoup. No, non voglio. Ti prego, dillo. Perché? Perché? Perché non vuoi dire una volta, una sola? No, non voglio! Buongiorno. Buongiorno, Vicentino. Buongiorno. Che bella giornata è stata ieri, eh? Ecco. Grazie. Buongiorno, signora. Buongiorno. Buongiorno, Sariani. Buongiorno. Ti ho incontrato ieri sera. Ti ho anche salutato, ma tu non mi hai visto. Dove? Stavi con quella bella ragazza della Zarri. Ma dove l'hai conosciuta? L'ho trovata in casa di amici, perché? La conosci? Da un pezzo. E dimmi un po', che cosa fa adesso? Io non l'ho più vista. Anzi, guarda, ti dirò, credevo che avesse cambiato città. Ciao, Brentano. Ciao. A me è parsa una ragazza per bene. Chi, la Zarri? Ah, sì, sì, sarà. Vi era un tale che si era innamorato di lei, un certo Merighi. L'hai conosciuto? Sì, mi pare. Per lei sarebbe stato un bel colpo. Non ha un soldo. Comunque, come sia andata non si sa. Fatto sta che un bel giorno la madre di lui l'ha messa fuori casa. Perché? Ma il bello è lì. Lui l'aveva tolta dalla famiglia e portata in casa della propria madre. E non so se mi spiego, eh? Giorno e notte in casa del fidanzato. E poi è finita male. Pare che la signora Merighi abbia scoperto qualche tresca della ragazza. E tu? Eh? Tu convini, eh? Convini. Però è vero, eh? Quella ragazza ha qualcosa. Qualcosa. Il pepe. Se continui così non avrò più il coraggio di andarmi a confessare. Non l'ho mai permesso a nessuno. E anche a Merighi? Chi? Merighi. Merighi? Chi te ne ha parlato? Dovevi sposare Merighi, no? Perché non ti ha sposato? Adagio, sono stata io che non ho voluto. Mi avevano seccata tra lui e sua madre. Quella vecchia sempre piena di bile come un rospo. Sai che cosa ha avuto il coraggio di dirmi? Che ero la loro disgrazia. Perché se non c'ero io, suo figlio avrebbe trovato una donna ricca e istruita. Dopo che era stato lui a venire a piangere e a scongiurarmi. Te lo immagini che bella vita avrei fatto se lo avessi sposato? Via, finito, da un giorno all'altro. Ma intanto mi sono perfino ammalata. Capirai dopo un anno.
Allora lo amavi anche tu. Molto. Molto. Così, magari ai primi tempi. Certo, era un bell'uomo. Mica l'avrei sposato solo per i suoi soldi, figurati. L'hai conosciuto? Solo di vista. Se n'è andato da tanto tempo. È fallito e se n'è andato. Acqua passata. E dopo, Angiolina? Dopo cosa? Dopo Merighi. Nessuno? No. Cara. Merighi ti baciava come me? Ma non gli permettevo tanto così. Eravate fidanzati, ti avrà baciato. Come? Così. Dimmi la verità, come ti baciava? Dimmelo, come me. Perché non me lo vuoi dire? Quante domande. A me basta che tu me lo dica, che ti costa? Su, dimmelo, su. Ma certo che mi baciava. Vuoi che non mi baciasse quando gli pareva, in un anno di fidanzamento? Che tipo? Allora non è vero che nessuno ti ha mai baciata come me? Sì che è vero. Io non sono mica geloso, sai. Dovevo volerti bene se ti voleva sposare. Mi sembra soltanto che a ricordarlo dovresti soffrire. E invece... Volessi bene davvero, non cercheresti di farmi del male. Vuoi che mio padre mi ammazzi? Povera Angiolina, era onesta, proprio onesta, e così poco astuta. Sarebbe stato meglio renderla meno onesta e più astuta. In cambio dell'amore che avrei ricevuto, pensai di educarla, di insegnarle a conoscere la vita e l'arte di approfittarne. Un mattino colsi il pretesto di andarla a trovare per entrare nella sua casa. Avrei studiato Angiolina, già tanto importante per la mia vita, nelle cose e nelle persone che la circondavano. Già cieco, mi ero imposto tuttavia il contegno delle persone che vedono bene. Buongiorno. Buongiorno. C'è la signorina Angiolina? Ah, lei vuole Angiolina? S'accomodi pure, grazie, la chiamo subito. Grazie. Angiolina, grazie, c'è grazie. Il signore no, che vuole. Ma no, non è per te. No, ma... Oh, il signor Brentani, che bella sorpresa. Questa è mia madre. A piacere. Piacere, piacere tanto. Piacere. Prego, prego, s'accomodi. S'accomodi, s'accomodi. Ti avevo portato dei dolci. Adesso siediti lì e sta buono, dalla cucina vedono tutto. Cosa guardi?
Ah, le fotografie. È il mio santolo. Quello è il santolo di mia sorella. E quell'altro è il santolo del mio povero fratello. Ce ne sono altri di santoli. Le armi, datti. Sarei mica geloso. E poi di questa gente. E questa è la stima che hai di me? Ecco, guarda, a te regalerò non una, ma due delle mie fotografie. Perché? Ne hai date anche ad altri? Una o due, a qualche amico. Che c'è di male? Chi te le ha fatte? Le Hardy? Non è vero, guarda. Me l'ha fatta un uomo serio, un uomo sposato. Il pittore Datti. Sì, lo conosco. Non mi piacciono affatto tutti questi uomini in camera tua. Come l'hai conosciuta, questa gente? Me li ha presentati Merighi. Va bene, va bene. Andiamo, non ne parliamo più. Devo andare al lavoro. Hai premura, mi sembra. Dove stavi andando? Dai signori De Luigi. Chi sono? Come chi sono? Ma sì che te l'ho detto. La ragazza è un'amica mia. Lavoriamo insieme. Insieme con la madre. Hanno una sartoria e così guadagno un po' di soldi. Poi è sempre meglio che a casa. Tu non sai come si sta a casa mia. Con i miei che gridano tutto il giorno. Grida, urla. Almeno dai De Luigi è come se fossi un po' in famiglia. Il marito è un vecchietto e non ci sono giovanotti, capito? Tanto per tua regola. È la prima volta che mi accompagni per la strada. Facciamo una bella coppia. Perché guardi tutti in quel modo? Ho gli occhi per guardare io. Già. Si è fermato, eh? Fai di tutto perché si fermino. Faccio per farti diventare geloso. Oh, il mio professore, sempre serio. Che musone. Non sono un musone. Sono triste. E poi lo so che non ho nessun diritto. Anche se mi prendi in giro, fai benissimo. Hai assolutamente ragione tu, guarda, non dovrei mai dimenticarlo. Altro che pretendere di andare a letto insieme. E parla piano, almeno. Proprio di questo devi parlare. Non è mica una cosa semplice. Poi, se lo faccio una volta, lo fa sempre. Ma io ti amo. Ti prometto che lo farò. Te lo dirò io. Ma prima voglio essere sicura. Quando avrò trovato un fidanzato, uno che mi sposerà e si prenderà quella responsabilità che tu non vuoi prenderti, io devo pensare a me e alla mia famiglia. Devo mettermi a posto. Prima. Tu sei un egoista che vuole tutto senza dare niente. Povera Angiolina. Che cosa ti faccio fare? Sarebbe stata mia, insozzata da un altro uomo, posseduta da me. Angiolina, che incominciava ad essermi troppo cara, sarebbe morta per sempre. E anch'io mi sarei finalmente divertito, indifferente e sprezzante, come Stefano. Emilio! Ciao! Salve, Brentani. Ciao, Stefano.
Statemi a sentire, quello che voi chiamate amore ve lo dico io che cos'è. È una malattia, un prodotto della nostra civiltà decadente. Un vero uomo deve poter amare due o tre donne nello stesso tempo e nello stesso modo. Sì, signori, nello stesso modo, con il cuore e l'intelligenza liberi, totalmente liberi. Lo sappiamo che hai fortuna con le donne, tu. Lascia perdere, quando si riesce a trovarne una già grasso che cola. Questo qui se le vorrebbe bere a coppie, come le uova. Ma cosa c'entra? Io parlo della libertà che un uomo deve mantenere, un uomo deve poter mantenere la propria libertà. Verissimo. L'intelligenza non si accompagna mai con l'abbandono. E l'amore è abbandono. Non c'è dubbio. Non è fatta per gli intellettuali. Bravo, soltanto tu mi capisci. Cameriere? Andiamo, Emilio, facciamo due passi, lasciamo questi rammolliti. C'è decadenza. Arrivederci. Sera. Ciao, sera. Ma tu che hai fatto? Sei stato malato? Sono venuto a cercarti l'altra sera, ma non ti ho trovato. Sono passato anche dal tuo studio, ma non ci sei mai. E dire che avevo la cattiva abitudine di passare la sera al caffè con gli amici. No, non è colpa nostra se non l'abbiamo più vista per tanto tempo. Anche lei ci dimentica. Non sono stato io ad abbandonare Emilio, è lui che abbandona me. Abbandona anche me, sempre distratto con la furia di scappare di casa. Non lavora più neanche al suo libro. Domenica siamo usciti insieme. Bastava che vedesse qualche ragazza alta e bella e non capiva più niente. Me ne sono accorta, sai. Ma è proprio così alta e così bella. Io non l'ho mai vista. Dice che vuole presentarmela, ma la tiene nascosta. Vuole scommettere che è geloso di me? Finché non sarò sicuro che non ti piace, certo. Ha sentito? È geloso di me, capisci? È geloso del suo migliore amico. Si può capire? No, non si capisce affatto, affatto. Io so rispettare l'amicizia. La verità è che è un egoista. Forse è l'amore. L'amore? Non è l'amore, Amalia. È il sesso. Non pensa ad altro. Non capisce che il sesso è una cosa passeggera. Si possiede una donna e basta. Scandalizzate? No. Ma si finisce di perdere l'abitudine di parlare di certe cose, persino di pensarci. Come se fosse peccato. L'amore non è mai stato peccato, Amalia. Bisogna amare tutti e tutto. Avere energia, vitalità, e la vita ti viene incontro. A me va sempre bene. Ho una fortuna sfacciata io. Tu invece, Emilio, sei viziato. Ma qui si sta come in paradiso. Mangi e bevi come un re. Lei non è più abituata a una vita familiare e così per una sera le fa piacere. Ma una vita come la sua, libera, indipendente, ma non c'è confronto. Beh, vede questa tazza? È la mia. Fateci un segno. D'ora in avanti mi metto a pensione qui. Capito? Non lo dimentichi, Amalia, eh? Un'ora che ti aspetto. Stavo per andar via, con questo tempo. Come un'ora? Sono le sei adesso. Ma che le sei? Sono suonate da un pezzo le sei. Lo sai che mi secca di stare ad aspettare. Sono le sei in punto. Guarda l'orologio, vedi? Sarà. Forse perché avevo tanta fretta di vederti. E allora sono arrivata in anticipo. E poi devo tornare a casa subito. Sapessi quanto pianto ieri. Che cosa è successo? Camminiamo un poco. Allora, su, dimmi, che c'è? Non vuoi dirmelo adesso? Prima dammi un bacio. Allora, che cosa c'è?
Mi sposo. Cosa? Ti sposi? Sì, sì, mi sposo. Così mi sistemo. Né io né te avremo più pensieri. Pensa, potremo fare tutto quello che vorremo. Tutto. Non sei contento? Certo. E non vuoi sapere chi è lo sposo? Ma tu lo ami. No. Come puoi farmi una domanda simile? E allora se non lo ami non sposarlo? Ma come? Non devi sposarlo, non potresti mai essere felice con un uomo che non ami. Ma eravamo d'accordo, tu mi avevi detto sì, che... Sì, ti avevo detto tante cose, che significa troppe cose. Sei per me come se tu fossi già mia, davvero. Mi basta così, Angiolina. È un sentimento così completo, così... Non ha nessun senso. Senti, lascia stare. Io ti amo lo stesso. Andiamo pure avanti così, in fondo non è che un atto materiale, non è che una formalità, noi non ne abbiamo nessun bisogno. Io non ti desidero, guarda, non ti desidero più, davvero. Ma come? Ma come faccio ormai? E poi non posso più andare avanti così. In casa mia va sempre peggio. Non dico la miseria, ma quasi. Mio padre non lavora, sempre dentro e fuori dell'ospedale. Anche saltare i pasti non è mica bello. Discorri tu perché puoi. Certe volte mi viene una disperazione che non so cosa farei. Angiolina, cara. Tu mi vuoi bene, ma non pensi neanche lontanamente all'idea di sposarmi. Cosa devo fare? Dimmelo tu. Stare sempre in mezzo alla miseria. E chi è? È una persona molto seria. È un sarto. Si chiama Volpini. E certo non è un marito ideale, ma è buono, poverino. Generoso. L'ho conosciuto dalla signora di Luigi. Ha una sartoria a Luino. Però mi ha promesso che quando saremo sposati mi lascerà venire a Trieste. E così potremo vederci. Vi sposate presto? Lui vorrebbe subito, appena messi a posto certi affari. Pensa, fra noi non cambierà nulla. Potremo vederci e fare l'amore tranquillamente. E com'è? Ha i soldi e può sistemare me e la mia famiglia. È un momento che mi arriva qui. Lui dice che è piccolo ma pieno di amore grande. Brutto, poveretto, brutto come la fame. E anche un po' curvo, ha una faccia. Chissà, forse un giorno, quando sarò riuscita a dimenticare te, potrò anche volergli un po' di bene, e chissà. Oh, scusami, Emilio, c'è il tram. Devo proprio andare, sai, scusami. Angiolina! 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 Angiolina, quando ci rivediamo? Questa sarebbe Angiolina? Questa è Margherita. Piacere, come sta? Beh, adesso vi conoscete tutti. Quel coso lì lo vedrai al chiaro. Tanto non ci perdi niente. Complimenti per gli occhi di Margherita. E di quelli di Angiolina, che ne dici? Ah, gli occhi non sono brutti. Il naso però non è modellato perfettamente. La linea inferiore è sfuggente. Bisognerebbe farle qualche ritocco. Ah, davvero? Può darsi che mi sbagli. Adesso si vedrà al chiaro. Perché mi ha voluto conoscere? Dove mi ha vista? Non ti ha mai vista, sono io che gliene ho parlato. Hai visto come mi guardava? Cosa gli hai detto? Che sei una traditrice. Cosa?
che sei una traditrice. Cara Angiolina, se lei mi guarda così, sperando che adesso che siamo al chiaro io le dica che il suo naso è bello, si sbaglia di grosso. Il suo naso dovrebbe essere così. A me piace com'è. Ti fa ancora male? Se ti fa male, togliti la scarpa. Ha sempre male ai piedi questa qui. No, grazie, non ti preoccupare. Tanto qualche male ci deve sempre essere. Andiamo, levatela. Cosa sono questi piagnistei? Togliti la scarpa, su. Va bene, come ti pare. Me le levo anche tutte e due, se vuoi. Sempre quando cambia il tempo, sa, signorina? Una cosa, un dolore, delle fitte ai piedi, alle gambe e certe volte anche al petto. Davvero? Poveretta. Io sto sempre bene. Lei deve essere di una vanità insopportabile. Ha ragione, Emilio. Io? Che c'entro? Ma di che hai paura? Perché non glielo dici in faccia quello che pensi di lei? Le donne, caro mio, ad adorarle si credono perfette e ti mettono i piedi sul collo. Avanti tu, di un po'. Cosa sei tu? Per me cosa sei? Lunga come una stanga, mezza zoppa e insipida come una rapa. Visto? Eppure ci amiamo molto. Te lo meriti. Oh, non faccia la schizzinosa, lei. Come se voi non faceste di peggio. Ma che gli hai detto? Io? Niente. Non ne so proprio niente. Perché? Cosa avrei dovuto dirgli? E va là, diglielo, tanto non ti mangia mica, no? Angiolina. Altro che Angiolina. Angiolona per chiamarsi. Anzi, Giolona. Ma lo sai che è proprio simpatico. Cameriere. Angiolona. Allora, che cosa vogliamo mangiare, Stella? Tu che cosa vuoi? Decidi tu, Emilio. Angiolona. Che cosa vuol mangiare? Non so. È vero, gli dispiace tanto di vederlo così poco. Mi parla continuamente di lei, sa. È un po' brusco, ma buono di animo. E poi è intelligente. E all'intelligenza si perdona tutto, non è vero? E se si confronta con gli altri, poi... No. Sì. Chi c'è? Prosciutto? No. E allora, Giovanni, ci vieni da me a posare? Io posare? Ah, no, no, vestita. Sai, penso che mi serviresti proprio. Mettiti così. Niente male. Vuole del sapone? Allora, ci vieni? Oh, ma io non so. Ma sì che lo sai. Ci vieni senz'altro, non vedi l'ora, di la verità. E quando dovrei? Non subito. Te lo dirò io. Ma è sempre così silenzioso. È un uomo serio, lui. Ammetto che come bontà lui è il primo e io l'ultimo. Pensa come me. Sempre del mio parere quando io non sono del suo. Ma caro ragazzo, però un po' più di vita. E diglielo anche tu, Giolona. Ma sai, ti volevo dire, perché non fai posare lei per quel busto di cui mi avevi parlato? Se glielo dico io, vedrai che accetta. Ma se ho già accettato. Riposare? Sì, me l'ha detto un momento fa. Non hai sentito? No? Ma sì, ha accettato. Visto? Con le buone si ottiene tutto. Giolona. Giolona. Ma lo sai che il tuo amico è un bel tipo? Chissà quante donne ha avuto. Grazie tante. Di che? Ah, ti sei comportata proprio bene. Tutti e due siete stati perfetti. Taci, va là. Non vedevo l'ora di parlarti senza quelli là. Sono in un bel pasticcio, sai. Che altro c'è? Sai che il Volpini mi ha scritto? Dovrei aver qui la lettera. Niente, non la trovo. Volevo fartela vedere. Mi ha scritto, caro mio, un letterone per dirmi che non mi può sposare prima di un anno. E perché? No, un confusionario. Dice che adesso non può. È troppo pressato dagli affari, dal lavoro. Vuol prima mettere su una sartoria in grande a Venezia. Bene, meglio così. Te l'avevo detto di lasciarlo perdere. Cosa c'entra?
Dice che tra un anno si sarà messo su per conto suo e allora mi sposa. Però dice che ci dobbiamo considerare già sposati. Capisci cosa vuol dire? No, non capisco. Se non potete sposarvi. Nel senso, dice lui, che non vuol vivere tutto un anno aspettando, che sta tanto male e che insomma dovremmo avere certi rapporti prima. Ah, ora capisco. Bella roba. Vedi che ti racconto tutto? Vedi che non è vero che sono quello che hai detto prima? Su, dillo che non sono quello che hai detto. Su. Cosa ho detto? Che sono una traditrice. Su. Dillo che non sono una traditrice. No. Lascia Emilio, vado io a vedere. Buongiorno, Amalia. Stefano, che bella sorpresa. Si accomodi, Stefano, entri, entri. Emilio, c'è il signor Stefano. Passavo di qui e così ho pensato di salire per farvi un saluto. Ah, la trovo molto bene, sa? Sbaglio o stavate per uscire? I soliti quattro passi della domenica. Beh, se mi volete con voi posso accompagnarvi. Oh, ma certo. Emilio è in camera sua, perché non entra? Io sarò pronta subito. Ciao, Emilio. Ti sei divertito molto tu ieri sera, eh? Un po' anche alle mie spalle. Non capisco cosa tu mi possa rimproverare. Oh, nulla. Mi sono comportato come mi ero proposto, no? Giolona deve essere trattata come l'ho trattata io. Un giorno forse lo capirai. Vedi, Emilio, io non posso neanche immaginare che la tua Angiolina possa essere presa sul serio e che tu ti metta a belare d'amore dietro una donna simile. Eh sì, caro Emilio, proprio così. Evidentemente io non sono come te. Per me il rispetto e la dolcezza sono indispensabili. Oh, non ho nulla in contrario. Soltanto dalla cera che hai non mi pare davvero che tu ti diverta molto. Sono pronta. Andiamo? Sono... Tra noi tre conosciamo tutta la città, eh? È lei che conosce tutti, non noi. Buongiorno. Salutano tutti lei. Guai se tu non fossi venuto. Chissà come restavano male. Ma certo, se ne sarebbero ritornati tutti a casa. Adesso te ne accorgi. Io gliel'ho buttata tra le braccia. Oh. E non ridere. Sei matto. Giurami che non la cercherai mai, che non la farai mai venire da te a posare. Come? Giurami che non la farai mai venire a posare da te. E se la incontri per la strada non devi nemmeno salutarla, come se non la conoscessi, hai capito? Ma perché? Giuramelo. A Volpini io mi sono abituato, ma a te no, mai, giuralo. Giuralo. E va bene, te lo prometto. Scusami, mi hanno trattenuta. Da tanti anni non le vedevo più. Non fa niente. Te le ricordi, vero? Sai, speravano di salutarti.
No, non me le ricordo. Sono quasi parenti. Ah, sì? Salutale. Oh, tattina. Eccole. Buongiorno. Ma davvero, Emilio, non te le ricordi più? Ma davvero? Buonasera. Venga. E stia fermo. Le ho detto di star fermo. Emilio. No! Se vieni subito fai ancora in tempo. Non posso dirtelo, vieni qui. Ma sai che sei simpatico. Al bar della tua città. Ma corri. Cerca di far presto. È un vero peccato, caro Emilio. Ti sei perduto uno spettacolo che ti avrebbe fatto proprio bene, credimi. Sì, sì, altro che romanticismo. Se ne sono andati 5 minuti fa. E smettila di fare la commedia. Si tratta di Angiolina, no? Già. Di pure, tanto guarda, ne so sempre più di te, qualunque cosa tu mi possa raccontare. L'hai vista con un uomo, lo so. Volpini, il suo fidanzato. No, non era Volpini. Questo era l'ombrellaio della Barriera Vecchia. Quello che ha il banco degli ombrelli da sole. Caro mio, altro che belle parole, quello andava giù di mano. Stavano lì dietro con un'amica che portava il moccolo e si baciavano. Non ti dico che faccia ha fatto quando mi ha visto. Sono filati da quella parte. Peccato che li hai perduti. Beh, uno o l'altro non credere che mi stupisca molto. Del resto non ti ho mai detto che la sposo. Lo sai benissimo, Stefano, che non sono andato in cerca di una ragazza seria. Tanto meglio. Ad ogni modo, domani vai da lei e la pianti, ma subito, su 2 piedi. Così la erediti tu, eh? E la puoi far posare quanto ti pare. Anche nuda, se vuoi. Ciao. Stavo andando a letto, scusami, ho un sonno da morire. Ma che sei matto? Sei proprio geloso, allora. Guarda che ti sbagli, eh? Buonanotte, Stefano. Lo sapevo che eri fatta così. Che c'è? Ma scusi.
fa che io la trovi, Dio mio. Tutto ciò che vuoi, qualunque cosa. Sì, Stefano. Stefano. Mi vergognai di sorprendere a quel modo i segreti di mia sorella, ma le sue parole risvegliarono in me un rimorso cocentissimo che finì per mutarsi poi in una grande compassione di me stesso. Piansi e trovai un grande sollievo in quello sogno. Signor Brentani, così presto? Buongiorno, c'è Angiolina? Angiolina è tornata tardi questa notte. La povera signora De Luigi è stata malissimo e Angiolina è restata da loro. Dorme ancora, poveretta. Le dovrei parlare. Si accomodi allora, si accomodi. Prego, si accomodi. Tanto lei è come di famiglia ormai. Si accomodi, prego. Attenda un momento. E si segga. C'è Brentani. Sei qui? Pensa. Che Volpini è arrivato senza avvisare, capisci? A casa mia non sanno niente. Ho dovuto dire che andavo dalla signora De Luigi. Oh, pensa che seccatura. Poi gli ho detto anche... Ma non sei stufo di corrermi dietro? Per fortuna che ho incontrato la mia amica, sai, Giulia. Siamo entrati un momento in un caffè e sai che ho visto? Balli, il tuo caro amico Stefano. Che faccia che ha fatto. Non mi ha nemmeno salutato. E poi si è messo fuori a spiarmi. Che tipo quello? Chissà cosa ha pensato. Uffa! Non dovevo dirti che era Volpini. Non era lui, e allora?
Ma poi tu cosa sei venuto a fare in casa mia a quest'ora? Sei matto con mio padre qui? Ma insomma, che colpa ne ho io? Loro si vedono di nascosto. Lei mi ha pregato perché lui è innamoratissimo. Più che tu di me. Per me, guarda, da questo momento è come se tu fossi morta. Fai con chi eri tu? Con quello che vende gli ombrelli alla barriera vecchia. E ti ha baciata, ti toccava. Ma tu sei matto, non lo posso nemmeno soffrire, quello lì. Tu eri già perduta nel ventre di tua madre. Sei talmente disonesta che mi ripugni. Io ti ho amata, non per possederti, ma con tutto il mio cuore, la mia anima. E cosa hai fatto per me? Cosa hai fatto per esigere che io sia soltanto tua? Fin dal momento che tu mi hai permesso di amarti, eri già mia e non eri più libera. Non mi hai dato neppure un bacio. Non ti bacerò mai più. Mai più. Mai più! Emilio! Tutti l'avevano posseduta, meno io. Se l'avessi posseduta come gli altri, non avrei sofferto tanto. Questa era la mia disperazione. Bella vendetta l'averla abbandonata. Avevo punito me stesso, non lei. Emilio, come va? Così. Perché non mi inviti a cena? Non ho niente da fare. Beh, se vuoi. E poi, sa, entravo nelle trattorie, in certi ristoranti. Vuole un ritratto per la signora? In 5 minuti è fatto, somiglianza perfetta. Un po' di soldi li ho sempre rimediati. Per 2, si capisce? Ma sempre per 2 ho dovuto guadagnare nella mia vita. Ma non provava vergogna, io sarei morta. Vergogna? Io? E di che? Dica la verità, le sembra che dovessi vergognarmi? Oh, ma è magnifico. Guarda, Emilio, in 2 minuti... Bravo. Hai visto che amico geniale? Quando si deve mangiare, cara Amalia, di tutto si fa. Quello che importa è non arrendersi. Lo suona lei? No, una volta sì, un poco, ma adesso non più. Del resto, anch'io stavo proprio per alzare bandiera bianca. Se non avessi incontrato un certo commendator Molteni, avevo già deciso di trovare un altro impiego. Finivo scrivano come te, caro Emilio. Però deve essere bello conoscere della gente così intelligente e generosa. Generosa? Ma che generosa? Era un vecchio maniaco. Non mi lasciava mai in pace, mi stava sempre alle costole. Meno male che è morto. È un po' vecchietta questa carcassa, no? Su, provi, dico a lei. A me? Oh no. Sono tanti anni. Su, provi. No, non è possibile. Avanti, provi, la prego. Tanto per farmi sentire che cos'è un piano. No, non posso. Su, avanti, provi. Non posso più davvero. E per dire la verità non mi piace più suonare. E poi non mi ricordo più niente e sbaglierei tutto. Do, 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 do. No, no, quello non è il do. Questo non è do? No. No. Questo? No. Ah. Questo. Ecco. Mi ha ingannato.
ingannata. Suona benissimo. Ma è bravissimo. Cos'è che non so fare io? Io scommetto che fa innamorare tutte le donne. Amalia, ti prego. Io penso, chissà quante cose avrete fatto Amalia, insieme voi Amalia, due. Per favore. Orge, ogni sera. Stefano, sai, ha una tale fantasia che certe volte non sa nemmeno lui dove metterla. Sì, fantasia, ma neanche tanta così. È tutto vero, cara Amalia, tutto vero. Ti ricordi quella settimana a Venezia? Se non sono storie troppo spinte, può raccontarmele. Non sono minorenne. Sai che ora abbiamo fatto? No. Mezzanotte. Oh, mezzanotte. Oh, non me ne sono neanche accorta. Ci deve proprio scusare, Stefano. Vengo con te, ti accompagno. Voglio prendere una boccata d'aria prima di andare a letto. Bravo, con quella faccia ne hai bisogno. Ma... Grazie, Amalia. Lei certamente si è annoiato. Tanto più la ringrazio. Ma che dice? Sono stato benissimo. E la prova è che tornerò ancora tra i piedi. Sì. Ora che il mal d'amore è passato. Buonanotte. E arrivederci. Buonanotte, Amalia. Dormi bene. Buonanotte. Oh. Abbiamo passato una bellissima serata, sai? Sì. Ah, sì? Non ti rendi mai conto di nulla, tua. Ma di che parli? Di Amalia. Ma non ti sei accorto che Amalia davanti a te è presa da una confusione che la fa persino balbettare? Davvero? Sì. Che vuoi dire? Che è innamorata di te. Già, la cosa è così imbarazzante che ti fa persino ridere. Non rido per lei. Ma dopo tanti anni che ci conosciamo e con il rispetto che le ho sempre portato, scusa, ma non ci credo. Non ci credi, eh? Quando non vieni è come se fosse ammalata, distratta, senza voglia di vivere. Io non la posso più nemmeno guardare. E tu come lo sai? Lo so, ne sono sicuro, Stefano. Credo che sia meglio se tu non ti fai più vedere in casa mia. Tu non mi perdoni la simpatia che ho ispirato ad Amalia e mi vuoi allontanare da lei. Come non mi hai mai perdonato la simpatia che ho ispirato ad Angiolina. Ah, ti ho capito benissimo, sai. Ti ho capito fin troppo. Tua sorella non c'entra per niente. Per niente. È di Angiolina che sei geloso. E adesso cerchi un pretesto per litigare con me. Se non mi facessi compassione, sì, compassione, compassione, sarebbe da prenderti a schiaffi e non vederti mai più. È vero, purtroppo è vero. Si è innamorata disperatamente di te. E tu lo sai che è una cosa impossibile, Stefano, tu lo sai. Va bene, come ti pare, vuol dire che non ci verrò più. Ci potremo vedere fuori quando vogliamo. Solo vorrei che tu fossi convinto che non sono geloso. Che vuoi che mi importi? Non mi importa niente, D'Angiolina. Sono di un'indifferenza mortale, credi. Se anche tutte queste case si mettessero a ballare, non le guarderei neppure, figurati. Così sono ridotto. Che cosa le dirai a tua sorella? Le dirò che sei molto occupato con un lavoro. Come vuoi. Beh, e gli amori come ti vanno? Quali amori? Quella tigre, Angiolina. Ah, sì, sì, ma non l'ho più vista.
Hai fatto benissimo, sai? Non era una donna per te. Quella lì è stata con mezza città. Guarda che ti sbagli. È una brava ragazza, seria. Seria? Sì. Ma va, ma se l'ho vista io con gli occhi miei. Non aveva ancora 16 anni e già la si vedeva in giro a braccetto con tutti i ragazzetti della città. Per carità, ma quella l'ha tentata con tutti. Guarda. Giussini, 1. Visentini, 2. Carlesi, Marchetti, Leardi. Potresti risparmiarti la fatica di preparargli il caffè. È probabile che per parecchio tempo non venga più. Perché? Credo che stia lavorando. È molto occupato. Molto occupato? Tanto da non poter venire a prendere un caffè? Emilio, non credo che Stefano stia lavorando. In ogni caso è meglio che non venga più. Come? Io non ti capisco. Amalia, ci ho pensato molto prima di parlartene. Vedi, non so come dirtelo. Io... non è facile, credi. Ti prego di capirmi. Io non voglio rimproverarti. Tu sei pazzo. Amalia, io volevo soltanto... Stefano ti ha parlato di me, dillo. Ma no, ti assicuro, assolutamente no. Lui ti giuro non mi ha detto niente, mai. Allora perché non viene più? Lavora, te l'ho detto. Ma verrà, verrà tra qualche giorno. Non verrà, lo so. Non so come verrà. L'ho visto per la strada. Ha fatto finta di non vedermi. Che stupida che sono. Non so nemmeno io perché piango. Basta un niente. Devo essere esaurita. Mi pareva intelligente. E invece... come se fosse una ragazzina. Ma che si innamora così per un'occhiata, due parole. Anche Lenka! Che venga pure! Stia tranquillo, non mi farò più vedere. Starò chiusa in camera mia. Va bene? È contento? Non voglio vederlo mai più. Amalia, ti ho spiegato il perché. Non fare così. Lasciami stare. Lasciami stare! Lasciami stare! Lasciami stare! Amalia, ti prego, fammi entrare. Amalia! Nella mia vita non avevo mai creduto in nessuna delle felicità che mi si erano offerte. Anzi, non avevo mai cercato la felicità. Ma com'era più facile rifiutare la felicità che sottrarsi al dolore. L'unico modo per salvarmi sarebbe stato respingere anche il ricordo di Angiolina, cercare di non vederla mai più. Ma io ora sapevo cosa significava mai più.
sera. Come sta? È tanto che non ci vediamo. Sì, perché... Ma poi... Poi, siccome passavo proprio di qui, allora... Mi hai perdonato, Emilio. Sai cosa non ti perdonerò? Di non avermi mai cercato. Di non aver fatto nessun tentativo. Non ti importava proprio niente. Taci. Volevo proprio farlo. Sapessi quante volte. Ma mi vergognavo. Anzi, avevo deciso, domani ti avrei scritto. E poi, in fondo, scusa. Cosa ho fatto? Angelina. Ma come, con quell'ombrellaio? Non ti vergogni? Geloso. Geloso di quello sporco individuo? No, guarda, di quello proprio non devi essere geloso. Se mi dici che hai fatto bene a lasciarmi, hai ragione, lo ammetto. Ma per l'ombrellaio, guarda, sinceramente... Angelina, camminiamo un poco così, senza parlare. Vuoi? Tanto bene mi vuoi. Ti ho visto, sei per la strada. Perché non sei venuto prima? Credevi che mi fossi arrabbiata? No. Andiamo in casa mia. Angelina! Sì, mamma. Volpini è voluto, a tutti i costi. Non lo sa nessuno, nemmeno la mamma. L'ho fatto perché pensavo a te. Angiolina mia. Emilio? Emilio! Emilio! Buongiorno, Emilio. Paola, come stai? Come sei carina oggi? Stai bene? Bene. Tua sorella c'è? Angela! Paola, Paola, lasciami su. Lasciami, Paola, su. Signor Brentani. Buongiorno. Buongiorno. Così presto.
Tu, brutta curiosa che non sei altro, vattene in camera tua, va. Prego, s'accomodi. S'accomodi pure. Buongiorno. Tesoro. No, no, qui no, sei matto. No. Perché no? Ci vedono, ma cosa ti credi? Non voglio mancare di rispetto ai miei. Poi mio padre mi ammazza. Adesso mi vesto e tu te ne vai. Devo andare dalla signora di Luigi. Per oggi ti chiuso. E lasciami. Avevo sperimentato quanto fosse importante il possesso di una donna lungamente desiderata. Ero soddisfatto. Ma avevo posseduto la donna che odiavo, non quella che amavo. Quante volte sei stata con Volpini? E che ti salta in mente? Una, no, te l'ho detto. Capiva benissimo che non lo amavo. Allora ho voluto una prova d'amore. Una volta sola. E poi? Perché non dici mai la verità tu? Nemmeno adesso. Perché? Eh? Vergogna, vergogna! Anche davanti alla piccola! Io vi ammazzo! Andiamo da bere, a mangiare! All'ospizio, all'ospizio! Viva la mano! Non ne posso. Ti rendi conto? È mio padre. È tremendo. Poi quando sente qualcuno che non conosce. Angelina, senti, ho trovato un posto. Ci andremo domani. Questo è l'indirizzo, va bene? No, domani no. Giovedì. Venga, venga avanti. Questa è la porta che dà sull'appartamento, ma è sempre chiusa, vede? E questa è la luce. Poi, se avesse bisogno, questo è il campanello. Due colpettini. Perché così tardi? Che colpa ne ho, non mi lasciavano mai. Su, basta, andiamo, bell'uomo. C'era uno mentre venivo qui che non si distaccava più. Come mi ha vista, tac, si è appiccicato. Non sapevo come fare a seminarlo.
Mi succede 100 volte al giorno. Libera nos, Domine. E poi lamentati, dopo che mi hai trattata come mi hai trattata. Credevo di aver diritto di essere qualcosa per te. Mi accorgo che non è vero. Conto meno di qualsiasi altro uomo. Ma se lascio anche il lavoro per venire da te? La De Luigi mi paga ore. E se la sera quando torno a casa non porto i soldi, la sento io mia madre. Ma non me lo avevi mai detto. Ma di che cosa credi che si viva io e la mia famiglia? Della pensione di quel poveretto di mio padre? 90 lire al mese, figurati. C'è da stare allegri. Perché non me lo hai mai detto? Ma sì che te l'ho detto. Ma tu sei solo dirmi che mi ami e non mi ascolti. E poi non mi piace piangere. Soprattutto con te. Abbiamo fatto un mucchio di debiti. E Volpini, almeno per ora, non vuol saperne di aiutarci. Per questo devo lavorare, capisci? Giorno e notte. E così, sai, non potremo vederci molto spesso. Angelina, voglio che tu accetti questo. Ti prego. Oh, non so come ringraziarti. Dio te ne renderà merito. A te dico tutto come un fratello. Amalia? Amalia, sei tu? Sì. Cosa fai? Credevo che tu fossi già a letto. Sono stata in farmacia. Che cos'hai? Non ti senti bene? No, sto bene, grazie. Non lasciare il tuo lavoro, continua pure. Sto bene. Cercavo di riprendere a scrivere, ma non mi sentivo abbastanza forte per vincere la mia inettitudine. Non sapevo più pensare con la penna in mano. Il mio pensiero era costantemente rivolto ad Angiolina. Soltanto Angiolina. Angiolina, Angiolina. Sei stata con un altro e con chi? Con chi sei stata? Dillo, dillo! Sei matto? Tu hai bevuto, puzzi di vino. Dove sei stata fino adesso? Dillo! E sì, ho bevuto. Ma di che ti impicci? Io ho bevuto molto. Uffa, e non cominciare adesso. È stato il vecchio De Luigi. Ha detto, stasera voglio proprio vedere Angiolina ubriaca. Quel vecchio matto. Ma non c'è mica riuscito. Angiolina. Emilio. Emilio. Angiolina, vieni con me. E lasciami. Andiamo qua. Lasciami qui, no. Qui, no. Thank you.
Pronto? Sì, sono io. Dove sei? Sì, vengo subito. Sì. Guarda, se mi cercano, fai come ieri. Sta attento, che il capo ti ha messo gli occhi addosso. Cosa c'è? Cos'è successo? Quella canaglia di Volpini, quella figura porca. Volpini? Che cosa vuole? Eh? Tira il colpo a non sposarmi. Dice che l'ho ingannato, che lo faccio becco. Bel coraggio ha. Avrà saputo anche di me. Ma no, di te non ne parla, di te non ne parla affatto. Hai capito che canaglia, dopo avermi rovinata. Sono venuta subito a cercarti perché sei il solo che mi può consigliare. Tanto prove non ne ha. E che prove vuoi che abbia? Non sa niente di niente. E poi, caro mio, gli impegni sono impegni. Mi deve sposare, caro mio, mi deve sposare. O se no... Non ti ho mai vista così. Ma poi lo sai che per te è meglio non sposarlo. No, scusami, sai. Anzi, ti prego, ecco, dovresti farmi un grande favore. Tanto tu sai tutto. Non voglio che quel porco creda di avere a che fare con un ignorante. Devi rispondergli tu. Devi aiutarmi a scrivergli una lettera. Va bene, lo farò. Grazie, ero sicura. Ho una premura. Devo andare ancora a ritirare un po' di soldi della settimana scorsa. Se no, qua non mangiamo. Chissà se me li danno. Scusa, tu non avresti da prestarmi qualcosa? Ma certo. Ecco, è abbastanza? Sì, sì, poi te li rendo. Allora quando ci vediamo? Domani? No, domani non posso, con tutto da fare che ho. Piuttosto stasera, alle 7. Così mi porti la risposta. Ecco. Dalla Paracci? No, fuori, non ho tempo. Sai, al solito posto, al molo. Alle 7 ti aspetto lì. Disgraziato da Dio, se ne accorgerà, dovrà pure ammettere che è stato il primo. Ancora adesso voleva truffarmi. Il dolore che mi faceva vederla sempre uguale a se stessa era tale che mi toglieva ogni desiderio e nello stesso tempo mi sentivo ancor più legato a lei da una strana anomalia del cuore, dei sensi e dalla stessa indignazione che attribuivo al disprezzo. Amalia, com'è che non è ancora apparecchiato? Amalia? Amalia? Amalia, che stai... Amalia.
Amalia. Amalia, che cosa ti è successo? Sempre bestie. Sempre queste bestie. Andiamo via da questa casa. Ma... è così sporco. Io me ne racconto, ma tu ci sei voluto venire. Cosa dici? Sempre queste. No, 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 ma non c'è niente. Amalia, sono io. Guardami. Di qualcosa. Io qui. Queste bestiacce, tu che vuoi sempre restare in questa sporca casa? Ah! Via di qui! Ah, via di qui! Ah! Signora, signora, ah! Non... ah! Via di qui! Ma prima d'oggi si è sempre sentita bene? Sì, mi pare. Altrimenti me l'avrebbe detto. Perché? Che cos'ha, dottore? Una polmonite. Ma è stato già avanzato. Ma non è possibile che sia scoppiata oggi. Deve essersi manifestata almeno ieri, se non prima. Ieri? Allora sarà stata così lieve da non accorgersene, perché altrimenti avrei... Sa, il sintomo peggiore è quello del delirio. E con questo organismo intossicato, non lo so... Intossicato? Come intossicato? Voglio dire, la signorina deve essere abituata all'alcol. E questo in un organismo attaccato dal male. Alcol, Amalia? No, ma se non beve una goccia di vino? Beh, se non è vino, è un'altra cosa che ha preso e che ha lo stesso effetto in caso di abuso. Cosa potrebbe essere? Non lo so. Forse etere? Etere? Amalia? È impossibile, dottore. No, è impossibile. Se lei me lo assicura, certo. Tanto meglio, potrà resistere alla febbre alta. Tornerò domattina presto. Queste sono iniezioni, questa è per l'ossigeno. Vada pure da Amalia, signor Brentani. Lo accompagno io. Grazie. Venga. Grazie, signor. Signor Brentani, ci pensa lei alla farmacia, vero? È meglio andare subito. Sì. Non so dove posso cercare. Vorrei della tela, degli asciugamani. Sì, sì, adesso glieli cerco. Stefano! Stefano! Emilio, che c'è? Amalia muore. Cosa dici? Muore, è colpa mia, l'ho lasciata sola come se non esistesse. Ma dimmi, cos'è successo? Ha abusato dell'etere, si è intossicata. Per dimenticare la solitudine e il vuoto della sua vita. Io non ho mai sospettato che avesse tanto bisogno di me. Il dottore teme che non abbia la forza di reagire. Per carità, io non voglio che nessuno lo sappia. Ti prego di non dirlo a nessuno. Ma certo, sta tranquillo. Vieni con me, Stefano, per favore. Voglio che tu le stia vicino. Vieni. Aspetta qui. Vado a prendere il soprabito. Grazie.
Ah, sì, e Angiolina. Non farai mica storie per questo adesso, con quello che ti sta succedendo. E io ormai questo busto l'avevo in mente e dovevo assolutamente realizzarlo. Lo sapevi. Del resto non c'è stato niente, credimi. Ma poi l'avevi lasciata, no? Dunque... Siamo amanti da un mese. La tua amante. Sì, la mia amante. Non importa, andiamo. Vieni. Non lo sapevo che vi eravate rivisti. Lo giuro. Non importa. Non importa niente. Andiamo. Stefano. Amalia, sono qui vicino a lei. Stia tranquilla. Io sto male. Che cosa succede? È così buio. La lasci riposare. Stefano. Stefano. La bontà così semplice e così rara. Senti, Stefano, rimani con lei, io devo uscire. Ma dove vai? Angelina mi aspetta alle 7. Avevo fissato fin da stamattina. Ma non puoi, Emilio. Sei matto. No, 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 non ti preoccupare. Non vado a far le scenate. Potete aver fatto quello che vi è piaciuto, non mi importa più. La sola cosa che provo è pietà. Non puoi. Ti prego. Come vuoi. Tua sorella sta morendo. Che hai fatto? Uffa. Madonna, quanto mi fai aspettare. Lo sai che questa sera devo andare via subito. Te l'avevo detto, no? E poi... E poi cosa? È meglio che te lo dica. Ho ricevuto un telegramma di Volpini. Dice che arriva. Cosa vorrà poi? Ma a quest'ora sarà già a casa mia che mi aspetta. Vai tu. Questa è l'ultima volta che ci vediamo, lo sai? Mi capisci? L'ultima volta che ci vediamo. E va bene, come ti pare, ma lasciami. Sì, lo sai perché? Lo sai perché? Perché sei una puttana. Basta. Ecco cosa sei, una puttana, basta. Capito? Tutte le volte no, che venivi da me puoi essere stata a letto con un'altra 5 minuti prima. No. Non ho detto mai niente, lasciami, perché volevo fare i miei comodi come tutti gli altri. Ma anche con Stefano sei stata, con Stefano! Non è vero! Stata sempre bugiardo, la bugiardo, sei bugiardo, andata bugiardo. Lo sai quello che sei, lo sai quello che sei! Rispondi, lo sai! Avanti, lasciami, lasciami! Dimmelo, vigliacco! Dillo! Vigliacco! Dillo! Lasciami! Dillo! 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 Ah! Ah! Dillo! Aiuto! Dillo! Aiuto! Va!
Grazie, zia. Grazie. Ti accompagno a casa. No, Stefano, voglio stare solo. Ciao. Emilio, sono io che ho sbagliato. No, sono io. Era passata la morte, il grande misfatto. E io sentivo che i miei errori, i miei misfatti, non avevano più alcuna importanza. Non provavo rimorsi. Ma scoprivo che tanto da Angiolina quanto da Maglia mi ero distaccato senza poter dire l'ultima parola che avrebbe almeno addolcito il ricordo delle due donne. Amalia non poteva più dirla, ad Angiolina non avevo saputo parlare. Adesso avrei ricominciato a vivere come prima di conoscere Angiolina, dignitosamente, senza amare né soffrire, aspettando di diventare vecchio. Angiolina, ti prego, ascoltami, te ne prego. E vattene, gira al largo. Ma che cosa vuole lei? Voglio parlarti, solo un momento, devo parlarti. Ma tu sei matto, sai, Bruno, questo è matto. Vada via. Angiolina, un momento solo, ti prego, ascoltami, te ne prego. Vada via. Devo parlarle, un momento solo. Mi lasci parlare, mi lasci parlare. Angiolina, te ne prego, ascoltami. Angiolina, guarda, è importante, devi vattene. Ascoltarmi. Io ti prego, Angiolina, devo parlarti, tanto non ci vedremo più, mai più. Ma prima devi ascoltarmi, io ti ho voluto bene, Angiolina, ti voglio bene ancora, Angiolina! Mi lasci andare, mi lasci, Angiolina! Angiolina, Angiolina! Chiedi scusa. Te ne prego, Angiolina! Lascialo, va. Andiamo via. No, deve chiedere scusa. Ti prego, dai, Angiolina! Forza. Chiedi scusa! Chiedi scusa! Scusa... Scusa, 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 scusa. Tu, vieni via. Come eravamo stati colpevoli, io e Amalia, a prendere la vita tanto sul serio. Non ti rivedrò più, Angiolina. Sono solo. Solo. Ma ti amerò sempre.